singolo. Guardando il programma, i collegiali sono colti da un certo timore. Ma è troppa roba però, eh. Poi comunque bisogna fare un ripasso di tutto dopo. Le lezioni iniziano a pieno ritmo. Signorine e signori, buongiorno. Cominceremo il ripasso per l'esame di italiano. Per fare il ripasso, oggi faremo una lezione molto divertente dal mio punto di vista. Perché io mi riposerò e lascerò che siate voi a prendere il mio posto. Signorina Sarti, venga pure qui davanti. Io mi metto qui e mi godo lo spettacolo. Cosa spiego oggi? Prego. Leopardi. Allora, Leopardi è uno dei poeti più grandi della nostra letteratura. Nasce a Recanati, nelle Marche, nel 1798. Si dedica a uno studio disperatissimo e infatti diventò rachitico e gobbo. Mi scusi se intervengo. Così sembra che sia stata causa dello studio se è diventato rachitico. Di studio non è mai morto nessuno. Nel 1837 si ammalò di colera e morì tra le braccia... Ecco, qui devo... sono costretto. Colera. La professoressa Sarti è bella in tutte le occasioni, professoressa, dottoressa, infermiera, tutto. Signor Tincano, stia dritto. Non mi costringa a venire lì. Bene così. Vestire i panni di una professoressa mi è piaciuto tantissimo, è stato bellissimo. Loro tutti per Benino, io anch'io tutta per Benino, che mi insegnavo, mi facevo rispettare, è stato proprio bello. Giuseppe Ungaretti ha partecipato alla prima guerra mondiale. Come tutti sappiamo, tutti i soldati sono depressi, forse come qualcuno di voi nell'età adolescenziale. Forse anche di più, sa. Pure di più, come dice il collega professor Maggi. Fare il professore è una noia mortale. Venga, signorina Planas. Non è facile cimentarsi nel ruolo di un professore del collegio. Gli studenti lo sperimentano sulla loro pelle. Vediamo un po' quali sono le opere fondamentali di Pascoli. Allora, le opere più importanti che ha fatto... Dai, giratevi! Come si sente, signorina Planas, in questo momento? Presa in giro. Vero? Posso credere. È una bella sensazione. No, è bruttissima. Per favore. Io sto qui da parte. Per favore. Signor Tincano, si alzi e si metta a posto. Spitaleri no. Spitaleri uguale. Non me ne frega niente di come si potessero sentire i professori alla cattedra invece che al nostro posto. Vi auguro una buona giornata. Anche a lei. Arrivederci.